parlare di clima in varie forme, da quella che è la resistenza, l'esperienza di resistenza locale qua di lotta contro la grande opera del TAV, ma anche di guerre, di migrazioni, di diritti. Insomma, quando pensiamo al clima, quando parliamo di crisi climatica, ci rendiamo conto come questo argomento abbracci e sia influenzato e influenzi quelle che dopo sono tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana e della vita quotidiana di milioni di persone che stanno in luoghi di guerra o stanno in luoghi di conflitto o in luoghi dove comunque c'è un modello di sviluppo che si preda le risorse e quindi dentro a questi dibattiti, dentro a questo programma cercheremo in qualche maniera di dare una lettura quanto più complessa possibile di quello che è la crisi climatica, la nostra richiesta di un mondo diverso, di un sistema di sviluppo che non distrugga il pianeta, la necessità che questo avvenga immediatamente e provando anche a trovare insieme il modo di ragionare su come farlo insieme a ospiti come Asim Coco, che questa sera ci darà una testimonianza di quello che sta avvenendo in Sudan, della guerra, una guerra di cui si sente parlare pochissimo sui giornali, è una delle guerre o conflitti di varia natura che stanno in questo momento all'interno del continente africano e in particolare anche di quella zona lì che andremo a discutere, narrare, esplorare insieme ad Azim. Quindi io ti chiederei, proprio per il fatto che è un conflitto poco narrato di cui conosciamo anche molto poco, e di cui si riesce anche a reperire molto poco sulle fonti pubbliche, ti chiederei di tracciarci un quadro anche parlando di quali sono gli attori geopolitici coinvolti, magari, e di quello che sta succedendo, e anche un quadro storico. Insomma, sentiti, presenta la questione un po' anche secondo quelli che sono per te gli aspetti più rilevanti. Buonasera, grazie a tutti. Io sono Asim Coco, originario del Sudan. Ok. Ah, ok, va bene. Sono Asim Coco, originario del Sudan. Purtroppo da quando sono nato convivo con delle operazioni belliche nel mio paese. Dagli anni 70 sono nato a Malakal nel sud del Sudan. La famiglia si è dovuto lasciare il sud del Sudan e venire lasciare la zona equatoriale verde e venire a vivere nel nord del Sudan, a Khartoum, dove attualmente dove sono nato non è più il mio paese. È diventato il Sud Sudan e un'altra repubblica. Quindi non posso più essere un cittadino del Sud Sudan perché ormai abbiamo scelto come famiglia, perché originariamente come appartenenza territoriale dei genitori siamo dalla parte nord del Sudan. Quindi in Africa purtroppo queste situazioni sono molto frequenti. E che addirittura anche le famiglie talvolta si devono dividersi perché alcuni si trovano nella stessa famiglia, ma si trovano in un altro paese e nell'altro territorio per causa del disegno dei territori, i confini tra i paesi, sono costrette ad essere divisi e stranieri tra di loro. Quindi questa è la caratteristica principale in tanti paesi nell'Africa, specificamente in Sudan, che adesso abbiamo due Sudan, il Sud Sudan e la Repubblica del Sudan che è del nord. Ma non è detto che ci saranno anche altre due
o tre Sudan, perché i problemi continuano. I governi che arrivano a governare il paese non cercano di fare una soluzione stabile e moderata dei problemi, ma scelgono purtroppo la guerra, che alla fine, con il coinvolgimento dei fattori internazionali, dei paesi della regione, si arriva a creare altre repubbliche o altri paesi nella zona. Cosa sta succedendo in Sudan attualmente? Il Sudan è un paese che ha avuto l'indipendenza nel 1956 dagli inglesi, che dal 56 e fino ad oggi non è mai passato un decennio senza una guerra interna, senza una guerra civile. Se avete sentito dal Darfur, il Darfur è la zona ovest del Sudan, e lì c'era la penultima guerra, che è ancora in corso del 2003, e fino ad oggi sono 21 anni. E le questioni non sono state risolte, ma andiamo pian piano a spiegare cosa sta succedendo nel Sudan. La prima guerra, che è iniziata nel 1955, anche prima dell'indipendenza del Sudan, era quella del Sud Sudan contro il governo centrale, il governo di Khartoum, che è arrivato alla secessione del Sud Sudan e alla costituzione del 54esimo paese in Africa nel 2011. Il Sud Sudan adesso ha l'età di 13 anni, ma purtroppo anche in quella zona, fino a tre anni fa, c'era una guerra civile tra le due tribù principali, le più grandi nel Sud Sudan, che sono i Dinka e i Nuer. Parliamo della guerra attuale che sta succedendo nella parte nord del Sudan. Questa guerra, anche quelli che sono pro guerra per risolvere i conflitti la chiamano una guerra inutile. Ma tutte le guerre sono inutili, perché nessuno con la guerra può risolvere, se si muoiono tante persone, si sparge sangue e si distrugge la natura, si distrugge anche l'infrastruttura, tutte sono inutili. Ma anche quelli che fanno la scelta per fare la guerra, la chiamano la guerra attuale, è una guerra inutile, perché è una guerra tra due leader che fino al 15 aprile del 2023 erano il presidente del paese e il vicepresidente. Il presidente è il comandante dell'esercito sudanese Abdel Fattah al-Burhan, e Hemeti è il leader dei paramilitari che si chiamano Rapid Support Forces, le forze di supporto rapido. E poi andiamo a spiegare perché sono nate queste milizie. Sono milizie che sono state accusate anche dell'atrocità e dei crimini contro l'umanità, crimini di guerra nel Darfur ormai del 2006 e fino al 2018. E l'esercito sudanese è un esercito fatto non è un esercito ben equipaggiato, ma le guerre all'interno del paese sono guerre che dipendono tanto dell'essere umano, delle persone che costruiscono l'esercito. L'esercito sudanese fino ad oggi è fatto prevalentemente dai soldati della parte ovest del Sudan, prima dell'indipendenza del Sudan, fatto da quelli della parte delle etnie dell'Ovest e delle etnie del Sud del Sudan. Ma i generali sempre dell'esercito sono stati sempre quelli che appartengono dalla parte nord del paese. Che ormai in Sudan, dell'indipendenza fino ad oggi, nessuna delle etnie che appartengono dalla parte Ovest o del Sud Sudan ha potuto arrivare fino ad essere presidente del paese. Ogni tanto c'è un vicepresidente, ma non con dei poteri che veramente possono contribuire nella contentezza degli altri che appartengono a queste etnie. Quindi sono questi
questo è uno dei fattori che creano questi problemi tra le popolazioni sudanesi. Nel 2019, proprio in aprile del 2019, è stata la rivolta dei giovani sudanesi per rovesciare il regime di Omar al-Bashir, che è l'ex dittatore di orientamento islamico, perché che il partito o il fronte islamico, che i Fratelli Musulmani, l'hanno fatto prendere il potere nel 1989. Ha governato il paese per 30 anni, ma è stata fatta una messa in scena, perché lo stesso fronte islamico, vedendo la forte rivolta dei giovani, dei tanti popoli sudanesi in tutto il paese, a Damazin, che è una città nel centro del Sudan, ad Atbara, a Khartoum, che è la capitale, quindi per assorbire questa rivolta hanno fatto una messa in scena, cioè con il comitato di sicurezza, che è fatto da cinque generali, di cui due che sono in guerra adesso tra di loro, e altre tre, hanno rovesciato il sistema di al-Bashir, l'hanno messo in prigione, ma non era in prigione, è stato messo in un'altra parte e ogni tanto lo portano in prigione, fanno delle foto e così via. Solo per dire che stiamo facendo un cambiamento. Questa cosa, con l'aiuto dei partiti dell'opposizione, è stata scoperta e messa davanti al popolo sudanese che nessun cambiamento è stato fatto, ma è lo stesso fronte islamico, che i Fratelli Musulmani dell'89, che continuano a governare il paese, ma continuano ad arrivare così, creare dei conflitti, far diventare difficile la fase transitoria ai governatori civili che sono stati scelti del popolo in rivolta, per guidare questo periodo di 4 anni che doveva essere finito nel 2023, ma per prolungarlo e non far arrivare a un cambiamento vero democratico, siamo arrivati a questa guerra attuale. Allora, la guerra attuale è uno strumento solo per non fare un cambiamento democratico voluto. Ci sono questi anche fattori della regione che non sono pro questo cambiamento, in un paese che fa parte della Lega Araba, di essere un paese governato democraticamente, in un modo parlamentare, ma perché? Se avete sentito, visto voi la primavera araba, cosa è successo in Libia, è successo in Egitto, nello Yemen e così, ma un cambiamento alla democrazia in un paese come il Sudan potrebbe influenzare gli altri popoli. Il Sudan fa parte della Lega Araba, per l'Egitto che sta sempre un paese governato dai militari dell'indipendenza, da Jamal Abdel Nasser, Sadat, Hosni Mubarak, El Sisi, è governato sempre un paese che si confina con il Sudan. Il Sudan e l'Egitto sono i paesi del Nilo. La parte più lunga del Nilo è in Sudan, non è in Egitto, perché ci sono due Nili, il Nilo Azzurro e il Nilo Bianco, e quindi i popoli sudanesi e il popolo egiziano, tra di loro ci sono tanti accordi, che ci sono scambiamenti senza dogana, ci sono le libertà di entrare nel paese e uscire. Quindi un cambiamento in un paese così vicino all'Egitto, alla democrazia, non fa bene ai generali di questo paese. Idem per l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e per tanti altri paesi come la Siria e così via. Quindi gli attuali governatori o l'esercito sudanese sotto è appoggiato da tanti paesi della penisola araba e del Nord Africa. Il 15 aprile è scoppiata questa guerra inutile. Cos'è successo tra di loro? La rivolta è continuata per le strade, tanti giovani sono stati uccisi e l'opinione pubblica era proprio per la fine della
del periodo transitorio finché il fronte islamico ha fatto un'altra furbizia di fare un accordo quadro, lo chiamano così, un accordo quadro con i partiti dell'opposizione e le forze armate, cioè l'esercito sudanese e le forze di supporto rapido. Cosa prevedeva l'accordo? L'accordo prevedeva che l'esercito deve essere uno unico e tutte le milizie devono mettere giù le armi e devono far parte dell'esercito sudanese. Questa cosa è stata la causa del disaccordo tra i militari dell'esercito sudanese e le forze di supporto rapido di HMT. Quindi per questo è scoppiata la guerra la mattina del 15 aprile e fino ad oggi continuano le operazioni belliche in tutto il paese. Questa cosa va benissimo per il braccio politico, perché sapendo che già con la guerra si può manovrare tanto sull'opinione pubblica, di dire che questi delle forze di supporto rapido sono persone che provengono etnicamente dell'ovest dell'Africa, e così sono dell'etnia di Ezawad, ma sono sudanesi, ma sono in Niger, sono in Mali, sono anche nella Repubblica Centrale Africana. Però la propaganda attuale in Sudan, che è una propaganda discriminatoria, che fa vedere al resto del popolo sudanese che siamo in guerra contro altri paesi, ma non contro gli stessi cittadini del paese, che addirittura sono arrivate a dire che HMT non è un cittadino sudanese, ma è nato in un altro paese, poi dopo sono arrivati di là. Comunque, non sono queste, sono delle vere. HMT stesso è un criminale della guerra. Al-Burhan, che è contro HMT in questa guerra, è anche lui è criminale della guerra. L'ex presidente al-Bashir, che era il generale, il comandante dell'esercito, che ha governato il paese per 30 anni, è ricercato dall'AIA. L'AIA è il Tribunale Internazionale per Crimini contro l'Umanità e Crimini di Guerra. Quindi non può viaggiare, non può andare da nessuna parte. L'accordo prevedeva che tutti quelli che hanno partecipato come ministri e il presidente stesso devono essere consegnati alla legge, purtroppo adesso non c'è neanche una legge, devono tornare in prigione per essere condannati, e chi deve essere ascoltato dall'AIA dovrebbe essere consegnato all'AIA. Quindi la situazione attuale è questa. Cosa ha creato la guerra in Sudan? Non c'è proprio un'infrastruttura. Il Sudan è un paese di agricoltura, tanti bestiami, 135 milioni di bestiami, capre, cammelli, bovini e tante altre. E di petrolio e di oro. È il terzo paese produttore di oro in Africa, dopo il Ghana e dopo il Sudafrica. Il decimo nel mondo. Però tutto è contrabbandato, non niente, che anche durante il periodo del presidente al-Bashir, tanti dei prodotti dell'oro e del petrolio sono stati deviati dalle vie ufficiali del paese, per cui dello Stato, per cui il popolo non godeva niente di questo. Con tutta questa ricchezza, il Sudan è rimasto come un paese molto povero, ma ricco di risorse, ricco di sorgente, di acqua e di tutto, e di agricoltura. Però la situazione è governata in un malo modo anche con i fattori esterni. Attualmente la città ormai non è più, la capitale non è più Khartoum, che le forze di supporto rapido hanno potuto fare dei passi avanti e controllare tutta la capitale, finché il presidente e il governo attuale sono a Port Sudan sul Mar Rosso, da dove attualmente c'è
c'è il governo che opera degli anni. A Khartoum le case non ci sono più. L'ultima cosa che ho sentito è che la mia casa che l'ho costruito con tutti i risparmi che mandavamo da qui, dall'Italia, io e i miei fratelli, non c'è più una finestra, perché ormai non c'è una legge, nessuno abita di là, e quindi chi riesce a prendere mattoni, a prendere finestre, armi, a non parlare delle persone che abbiamo perso anche durante queste guerre, solo della famiglia conoscente, così ne contiamo una decina di persone giovanissime. Il sistema scolastico ormai è al collasso. Io sono tornato dall'Egitto, ormai non posso più fare tornare durante le vacanze nel paese. Sono andato a trovare tutti i miei parenti che sono fuggiti in Egitto e vivono di là quasi una trentina di persone, sorelle, fratelli, loro figli e così via. Al Cairo solo e in tutto l'Egitto ci sono circa 3 milioni di rifugiati sudanesi. All'interno del paese ci sono 10 milioni di sfollati interni. Calcolate che la popolazione sudanese conta 38 milioni di persone, solo questa, ma non c'è una statistica vera, ma tutti sono sfollati, nessuno può dire che io sono tranquillo in questa zona, perché la guerra cammina, passa da una città all'altra, secondo l'arrivo dagli armi, la situazione, ma proprio del morale di chi combatte, e quindi si sposta da una zona all'altra. Ormai non ci sono più ospedali, si muore anche di malattie molto semplici, quelli che soffrono di malattie come che hanno di fare la dialisi, il diabete, sono quasi ormai come le persone con malattie terminali, diciamo, la situazione è molto difficile. Si riesce a far arrivare delle cose, degli aiuti tramite delle organizzazioni non governative, perché a livello internazionale, con la situazione di guerra così, è molto difficile far arrivare una cosa organizzata in modo che copre una zona vasta e può arrivare a tutte le persone che hanno bisogno di questi aiuti. Magari facciamo delle domande se volete, ma io mi fermo qua a dire quello che posso dire sulla situazione attuale nel paese. Mi sono ricordato che sono andato in Egitto per trovare i miei parenti e in 14 giorni sono rimasto solo 2 settimane, ma ho dovuto lavorare veramente anche per i rifugiati di là. Io sono operatore per i rifugiati, lavoro con il centro Astalli a Trento, ho lavorato prima a Trento, ma adesso lavoro a Vicenza, prima a Roma, però mi sono dovuto andare davanti all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, perché ho sentito quella situazione. Le persone sono rimaste in modo di clandestinità, non sono registrate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. C'è il respingimento anche delle persone, quando li trovano la polizia li porta ai confini e li rimandano indietro. Cioè, contro il principio del non-refoulement, che è il non respingimento di chi scappa da guerra o chi è rifugiato, ma purtroppo le Nazioni Unite, l'Alto Commissariato non riesce a fare questo. Abbiamo fatto degli incontri chiedendo anche di fare dei punti di controllo vicino ai confini, registrare le persone. Sono stato in un posto dei sudanesi per cercare di registrare le persone online, ma il sistema è molto, molto difficile, peggio di quello del passaporto italiano qua, quando ti devi mettere la mattina, ma non riesci a registrare. Se ti registri una persona oggi, la prossima volta, se sei fortunato, la registrerai la terza volta. Con questo numero che sei registrato, tu potresti girare facilmente nelle città al Cairo.
Ho una sorella che per rabbia ha detto che vuole tornare perché non può essere trattata così, meglio morire in Sudan che vivere in Egitto nascosta a casa perché non può uscire. Quindi questa è la situazione dei rifugiati che sono al Cairo, ma non sono nei campi, ci sono tanti altri rifugiati che sono in Chad, circa 2-3 milioni, e altri in Etiopia, ma sono nei campi dove non ci sono neanche le risorse di aiuto basilare, non c'è cibo, medicinale, ma purtroppo la situazione è molto difficile. E queste persone cosa scelgono di fare? Ho un, come esempio, un nipote che è arrivato in Libia, 17 anni, qualche settimana fa, con l'idea di arrivare in Italia. Quindi tante persone arrivano in Libia, se non riescono ad arrivare in Libia, continuano fino alla Tunisia, chi riesce anche fino al Marocco, poi arrivare in Spagna. Sono giovani purtroppo che frequentavano le scuole superiori o avevano l'esperanza di andare all'università, ma la soluzione adesso forzatamente deve essere l'Europa per questo. E io cercavo di convincere tutti, guardate, prima io, lavorando per i rifugiati, non ero della scelta che fanno i giovani arrivare in Europa con questo viaggio molto pericoloso, ma con la situazione attuale non c'è scelta, veramente molto molto difficile. Va bene, io ti faccio solamente un'altra domanda, visto che abbiamo parlato di risorse e di ricchezza delle risorse di un paese come il Sudan, e ti chiedo di allargare un attimo la situazione anche per inquadrare la cosa, perché veramente secondo me si conosce molto poco al di fuori. E cercando, e ne parlavamo anche l'ultima volta, abbiamo guardato un po', ad esempio parleremo molto di acqua in questo Climate Camp. WeBuild, che è la stessa ditta che costruisce, un'impresa gigantesca multinazionale che costruisce il TAV, è la stessa che costruisce la diga della Renaissance in Etiopia, per cui si stanno creando dei conflitti molto pesanti nella regione. Dopodiché sappiamo che ci sono anche degli altri attori internazionali, per quello che abbiamo la possibilità, se possiamo fare un ragionamento su questo, in cui ovviamente come al solito le risorse non vengono poi messe a disposizione di chi vive nei luoghi, ma ad esempio WeBuild avrà una diga dove terrà l'acqua del Nilo, per capirci, in Etiopia. Sì, infatti il problema della gestione dell'acqua in questa zona del bacino del Nilo è molto delicata e complicata. Cioè, le persone che vivono nell'upstream e il downstream, cioè nei paesi dei sorgenti come in Uganda e in Etiopia, da dove sorge il Nilo azzurro dal lago del Tana e dal lago Victoria in Uganda. Quindi il Nilo bianco e il Nilo azzurro attraversano tutti questi paesi per arrivare attraverso il Sudan, poi a Khartoum, costituiscono insieme il Nilo che continua fino al nord del Sudan e poi entra in Egitto, poi nel delta del Nilo in Egitto. Ovviamente con la crescita dell'economia, ovviamente ogni paese ha degli interessi per l'energia termoidrica, per l'agricoltura e per l'acqua, per una fonte importante di vita. Quindi se la gestione di questo flusso di acqua non va accordato tra i paesi,
ci sono sempre i problemi come quello che sta succedendo attualmente tra l'Etiopia, il Sudan e l'Egitto. Prima della costruzione, quando è iniziata la costruzione della diga della Renaissance, della Rinascita in Etiopia, è stato fatto un accordo nel 2015 tra i tre paesi che sono i più interessati del bacino del Nilo, sono l'Etiopia, il Sudan e l'Egitto, ma ci sono tanti altri 11 paesi, c'è il Burundi, Ruanda, Uganda e tutti quegli altri paesi che sono nella zona del bacino del Nilo e gli interessa molto come va gestita l'acqua. Purtroppo in Etiopia è stato fatto un accordo di andare avanti e di riempire addirittura la diga senza prendere in considerazione questi accordi e ascoltare le altre parti che sono come il Sudan, l'Egitto, l'Uganda e tutti gli altri paesi, altrimenti se continua così, ognuno costruisce una diga dove passa il Nilo, ci saranno sempre dei problemi. Poi in questi paesi c'è sempre una ragione per fare la guerra. Basta che uno spara, l'altro spara anche a far cadere questa diga e ci saranno dei problemi. Quindi purtroppo con anche i fattori che pensano sono al profit, come WeBuild e tanti altri cinesi, sono andati avanti a costruire la diga per la ragione economica che questo porterà anche più kilowatt dell'energia elettrica ai sudanesi, all'Etiopia e all'economia del paese, ma purtroppo questa è una fonte di altra guerra, purtroppo non è attualmente ancora realistica, ma potrebbe essere tra un giorno all'altro. Sì, poi ci ritroviamo davanti al fatto che questo tipo di pratiche neocoloniali, abbiamo visto anche in altre parti del mondo, ad esempio un esempio come la corrente elettrica, ci si ritrova proprio davanti al fatto che ci sono delle grandi opere costruite per generare corrente elettrica che dopo le comunità intorno non vedono, non hanno accesso, non hanno la possibilità di... Sì, questo anche nel 60... Sì, nel 60, credo il 61, è stata costruita la grande diga di Egitto. È stata costruita, quando è stata costruita è scomparsa la città di Wadi Halfa in Sudan. Cosa è scomparso anche? Tutta la ricchezza archeologica in quella zona adesso è sotto il lago di là. Le persone che vivevano in non c'è più questa città, gli hanno dato delle case costruite in un'altra parte, con clima diverso, con una situazione, perché loro sono agricoltori, e sono andate a vivere nelle città, vicino alle città di Gadarif, l'hanno chiamata la nuova Wadi Halfa. Quindi una popolazione ha perso la sua terra, la ricchezza, la culturalità di questa zona è stata messa sotto l'acqua, e questa è la situazione delle costruzioni, delle dighe, tutte queste cose, senza prendere in considerazione ma proprio il cammino naturale il cammino della natura. Per quanto riguarda il Sud Sudan, sì, ancora ci sono dei problemi nella parte di Abyei, che è stata messa come zona mista di popoli appartenenti del Sud Sudan e popoli del Sudan del Nord. Quindi la zona di Abyei attualmente non fa parte né del Sud Sudan né del Nord del Sudan, ma sotto ancora delle negoziazioni per arrivare a una scelta che è accordata tra i due paesi. In quella zona attualmente non ci sono delle operazioni di guerra, non ci sono operazioni belliche, ma è una situazione molto, molto che potrebbe anzi degenerare e cominciare la guerra di nuovo tra i due paesi. Il Sud Sudan non ha un blocco, il Sud Sudan
produceva l'80% del petrolio che faceva parte di tutto il paese. Ma il Sud Sudan non ha un bacino, non ha uno sbocco sul mare, quindi tutto il petrolio del Sud Sudan deve arrivare attraverso i PAE fino a Khartoum, alle raffinerie, poi a Port Sudan per essere prodotto. Attualmente questa situazione è molto difficile perché la raffineria è anche sotto l'assedio della forza di supporto rapido. Il governo attuale non gestisce niente del petrolio del Sud Sudan, quindi ci sono dei problemi sia per questa gestione del petrolio che potrebbe da un momento all'altro far entrare anche il Sud Sudan nella situazione di guerra attuale in Sudan. Per quanto riguarda il Darfur, ovviamente il Darfur è una zona di etnie che non sono le etnie nilotiche, ma sono di etnie camitiche, e che i paramilitari attuali, i ribelli delle forze di supporto rapido, sono del Darfur stesso, ma sono di etnia araba. La loro lingua è l'arabo, sono di carnagione più chiara. Mentre nel Darfur ci sono le popolazioni pure africane, sono di etnie Zagawa, Fur. Invece tra di loro, tra queste due etnie che vivono di là, quelle arabe e quelle africane, è scoppiata la guerra che è iniziata nel 2003. Attualmente parte delle etnie del Darfur africani sono con il governo, con l'esercito sudanese, contro le forze di supporto rapido, che sono gli arabi del Darfur. E questa è un'altra complicazione. Ci sono nelle zone del Darfur più di un esercito di liberazione del Sudan, si chiama così. E l'esercito di liberazione del Sudan, il comitato rivoluzionario, l'esercito della liberazione del Sudan, il comitato democratico, il comitato bla bla, e sono più di 20 movimenti che sono armati, sono anche delle milizie. E queste le situazioni non vanno neanche d'accordo tra di loro. Quindi attualmente chiedono la liberazione del Sudan attuale, ma ci sono le richieste anche per il Darfur di essere una zona indipendente del Sudan. Ma è molto difficile se il Darfur diventa uno stato a sé. I darfuriani tra di loro non sono un unico popolo, sono delle lingue diverse tra di loro, addirittura in alcuni villaggi non possono comunicarsi se la persona non parla l'arabo. La lingua comune in tutto il Sudan, che ci sono più di 500 lingue, dialetti parlati ma non scritti, la lingua della comunicazione prima era l'inglese, ma attualmente è l'arabo, perché con l'arrivo degli arabi la lingua che accomuna tutti questi paesi, anche nel Sud Sudan, è l'arabo dialetto sudanese. Se le persone non parlano l'arabo tra di loro è difficile comunicarsi. Le mass media continuano, sono mass media sorde, mass media sudanese, perché tutti i programmi sono solamente in arabo, la lingua unica di tutti i giornali, TV e radio parlano solo in arabo, ma quelli che vivono nei villaggi, che non hanno mai visto una città, non sanno cosa stanno dicendo. Questa è la situazione, purtroppo, dell'ignoranza che governa tutta la popolazione sudanese. Quindi il Darfur è un problema molto grande, è difficile arrivare anche a un accordo tra le popolazioni stesse per chiedere fortemente la liberazione o la secessione del resto del Sudan. E per quanto riguarda la costituzione dell'esercito sudanese e le forze di supporto rapido, ovviamente l'esercito sudanese è più numeroso come era più numeroso come
come soldati, che contava più di 30.000 soldati, ma attualmente c'è un corso, la guerra di reclutazione, dove c'è la zona del sotto controllo, fanno delle reclutazioni forzate dei giovani sudanesi. Ecco, per quello perché si scappa anche prima dell'arrivo di una delle due parti nelle città. Uno che non crede in quello che sta succedendo rischia di essere parte del combattimento senza volerlo. Quindi per questo ci sono tante propaganda di recluto, addirittura io, siccome sono sudanese e mi interessa molto, ci sono dei gruppi fatti attraverso WhatsApp per le persone all'interno del paese dove ci sono tantissime notizie e propaganda errata, dove chiedono alle persone di far parte dell'esercito o delle forze di supporto rapido perché queste sono entrate, hanno stuprato delle donne in quelle zone, sono tutte, non si sa se è vero o no, comunque l'obiettivo è quello di reclutare le persone e di far passare il messaggio di odio, che questi appartengono a questa etnia, ma voi appartenete ad altre etnie. Essere neutro è considerato da parte dell'esercito sudanese come un traditore del paese, oppure sei un collaborazionista. Io attualmente, per tutto quello che scrivo su social contro la scelta del governo sudanese dei militari, sia di tutte le due parti, rischio molto se torno in Sudan perché sono messo sulla lista nera. Mi sono abituato, ormai sono decenni che combattiamo contro la dittatura in Sudan prima di quella di Omar el-Bashir, l'attuale. La situazione è questa. Per quanto riguarda il coinvolgimento di altri fattori di altri paesi e l'armamento delle due parti, ci sono in primis gli Emirati Arabi, che è un paese molto interessato a loro in Sudan, e alle terre sudanesi per la produzione di agricoltura e bestiame. È un paese che ha tanti coinvolgimenti in Africa, ultimamente nell'ultimo decennio, ma non solo in Sudan, ma in tanti paesi africani. Nella guerra attuale, gli Emirati Arabi appoggiano le forze di supporto rapido di Hemeti, che sono i paramilitari, ma non appoggiano la parte dell'esercito sudanese. Mentre la Russia, che è alleata con il governo sudanese, ma prima attraverso i gruppi di Wagner, quelli dell'esercito, quelli delle forze di supporto rapido sono stati addestrati e armati del gruppo Wagner, che Wagner sono i mercenari russi, e dopo la morte dei loro leader, che la politica russa è cambiata per quanto riguarda Wagner, e adesso fanno parte una unica dell'esercito russo. E quindi l'esercito sudanese ha degli armamenti attraverso la Russia, dell'Iran, la Cina. In questi giorni, ci sono 3 giorni, non lo so se è finito o finisce domani, c'è un summit tra i paesi africani e la Cina. È in Cina. Attualmente il generale El Burhan, che è il presidente del Sudan, è a Pechino. Quindi dalla Cina, dall'Iran, da tutti questi paesi che producono armi, c'è tanto contrabbando anche di armi, le armi arrivano anche in modo clandestino, nascoste in mezzo con del grano e così via. In Africa basta poco per fare la guerra, far arrivare una centinaia di Kalashnikov in una zona e poi del resto si arriva a far arrivare anche i carri armati. Quindi così. Ok, se non ci sono altre domande, mi fanno segno che dobbiamo.
Sì, poi dobbiamo andare verso la conclusione. In Sudan c'è libertà religiosa oppure c'è l'Islam, punto e basta, quindi la legge della Sharia lì, oppure c'è questa libertà per le altre religioni? Sì, c'è la libertà religiosa sulla carta, no? Con Costituzione e tutto. Però cos'è la dittatura? La dittatura, cioè, in Sudan ormai da 30 anni governano solo i militari. Questi militari sono quelli, fratelli musulmani conosciuti a livello mondiale, sono nati in Egitto e poi in Sudan e in altri paesi. Il fronte islamico costituito da questo, che è riuscito a penetrare all'interno dell'esercito sudanese, usa la propaganda della religione contro chi non è musulmano. Purtroppo è stato così contro i sud-sudanesi, che sono di maggioranza cristiani. Ci sono delle chiese e c'è tutto, ma ancora in Sudan c'è la legge della Sharia, ma è stata congelata dopo il 2019, dopo la rivolta dei giovani sudanesi per il rovesciamento del regime di al-Bashir. C'è la libertà, diciamo, di religione delle persone, ma non tutte le donne possono avere un lavoro se non hanno il hijab facilmente. Oppure non puoi vestirti come vuoi andando per le strade. Adesso, durante la guerra, si può fare solamente per dire: guardate, sarete libere, basta combattere con noi contro quelli che provengono da altri paesi. Tutte e due le dicono così. Quindi la situazione delle libertà, salute religiosa, il rispetto anche dell'appartenenza religiosa è sempre stato calpestato, purtroppo, negli ultimi 30 anni. E finché governano in Sudan con la politica della religione, la politica dei fratelli musulmani, non puoi parlare di totale libertà religiosa. Questa è la situazione, purtroppo. Ok, beh, grazie Asim di aver condiviso con noi queste cose. Anche personali. Io credo che, non so se qualcuno vuole mettersi in contatto, dare una mano, magari dopo ti viene a domandare se c'è la possibilità di farlo, qui in 5-10 minuti. E io ricordo che alle 20:30 c'è il dibattito sui PFAS TAV, disastro annunciato con Follesa, Peruffo e Lorenzi, e c'è anche dopo lo spettacolo di Beppe Casales qua alle 9:30. No, no, volevo dire una cosa molto importante, che è stata una scelta coraggiosa da Music for Peace, che sono di Genova, li conoscete? Music for Peace. A Milano ci sono tantissimi sudanesi che studiano all'università e si sono messi in contatto con Music for Peace, addirittura sono riuscito ad arrivare fino alle zone belliche nel Darfur e a Khartoum con dei container, con degli aiuti con medicinale, pasta, cibo, vestiti. È stata una cosa molto bella, e ci hanno mandato addirittura delle foto che hanno fatto arrivare delle sedie a rotelle alle persone che hanno perso delle parti durante la guerra. Questa è una cosa delle attività che sono state fatte, ma se riusciamo anche a fare qualcosa con tanti altri, attualmente siamo in contatto con le persone che sono all'interno del paese per capire esattamente quali sono i bisogni più importanti. Ma quando ci organizziamo, spargiamo la voce, e poi attraverso voi, attraverso tutti, attraverso Stefano, ci arriviamo a fare qualcosa. Cioè, ogni piccola cosa, cioè, io lascio la mia camicia, la metto di là, l'altro porta
così soldi per comprare dei medicinali, ma far arrivare proprio non soldi, ma arrivare insomma proprio materiale che ne ha bisogno, hanno bisogno le persone. Attualmente anche la situazione è molto difficile perché si muore anche di fame. Grazie.